Il palazzetto dello sport di Campli si è trasformato per una sera da tempio del basket in tempio di solidarietà e amicizia. La squadra del Campli Basket ha offerto e servito una cena ai 140 sfollati che dal giorno del terremoto del 30 ottobre dormono nella struttura. C'è chi ha perso la propria casa o chi ha paura di tornarci. Questo che è il tempio dello sport, stasera festeggiamo l'amicizia. L'abbiamo trasformato nel tempio della solidarietà, della vicinanza alle persone che soffrono e continuano a soffrire per questo terremoto che ha sconvolto la nostra zona. Abbiamo voluto dare un gesto di amicizia e di sostegno e di condivisione con queste persone che vengono a dormire qui, sono tantissime. Intanto gli allenamenti del Campli Basket proseguono senza interruzioni e questa attività, che per fortuna non si è fermata con il sisma, riesce a trasmettere ai cittadini sfollati la speranza che il peggio sia passato. Ci sembrava giusto in questo momento difficile per la nostra cittadina dare una mano a questi poveri sfollati che hanno avuto questi problemi con il terremoto di questi giorni. Un piccolo rinfresco per stare insieme a loro e per dargli una mano anche a livello psicologico. Il comune di Campli è stato particolarmente colpito dall'ultimo terremoto. Tutte le sue chiese sono inagibili, così come molti palazzi storici. Il bellissimo borgo, sempre affollato di turisti, oggi appare deserto e triste. Ma i cittadini farnesi non sono stati mai lasciati soli. È un lavoro esemplare di sostegno logistico e psicologico è stato offerto loro dalla Protezione Civile. Vorrei, a nome mio personale e di tutta la società sportiva, rendere un ringraziamento a questi ragazzi della Protezione Civile che da tanti giorni, con grande sacrificio, con grande abnegazione, stanno qui ad assistere questi nostri sfortunati concittadini.